adesso è ora di fare il Milan, perché Inter e Juve sono già al più 7, perché quell'ultimo posto a punti zero è una vergogna da cancellare in fretta. La vittoria con lo Zurigo ha ridato fiato ai rossoneri dopo un avvio di stagione in apnea. Per questo Ancelotti contro la Lazio conferma Pato e Boriello protagonisti in UEFA e spedisce in panchina Ronaldinho e Shevchenko. Rientro da record per Gattuso, con lui a centrocampo Ambrosini e Seedorf, preferito a Flamini. Umiltà e coraggio, questo chiede la sua Lazio Delio Rossi, che ritrova Matuzalem e luccica il suo attacco tutto estro e velocità con la rivelazione Zárate e Pandev. Lazio subito molto corta e compatta, il Milan però inizia bene, fa girare palla come sa, nonostante l'assenza di Pirlo. Jankulowski pesca Seedorf, dimenticato da Ledesma, che aziona Kakà sulla sinistra, cross basso per Pato, che cerca la giocata più difficile, il suo colpo di tacco non crea però problemi a Carrizo. Minuto 8, seconda azione di attacco del Milan. Lichtsteiner respinge corto di testa, Pato raccoglie e serve Seedorf, che cerca Kakà ma trova l'involontaria sponda di Ledesma. L'olandese non spreca l'inatteso regalo e con un destro potentissimo gonfia la rete di Carrizo. Milan in vantaggio, rete numero 42 in Serie A per Seedorf, che corre ad abbracciare Ronaldinho. Distratta e sfortunata la Lazio, Ledesma involontariamente confeziona l'assist perfetto per il centrocampista rossonero, che davanti a Carrizo rimane freddo e sceglie la soluzione di Potenza. Soluzione vincente dopo 8 minuti, Milan 1, Lazio 0. Vantaggio che spinge il Milan ad abbassarsi un po', la Lazio fatica a trovare spazi. Mauri ne recupera uno discreto, il suo sinistro praticamente da fermo non coglie impreparato Abbiati, che in tuffo fa suo il pallone. Meglio va alla Lazio quando attacca il Milan in velocità. Minuto 26, Pandev parte dalla tre quarti dopo un angolo dei rossoneri. Gattuso non lo attacca, il macedone aspetta il movimento di Zárate, che arriva puntuale e lo serve. Calazze non lo prende, l'argentino di sinistro infila Abbiati sul primo palo. 1-1, ancora lui, sempre lui, Mauro Zárate. Gol numero 4 per il capocannoniere del campionato. Male la difesa del Milan, sorpresa dal micidiale contropiede della Lazio. Regolare la posizione di Zárate sul perfetto assist di Pandev. Abbiati poi prende gol sul suo palo. Per il portiere rossonero c'è quantomeno il concorso di colpa sul pareggio della Lazio. La reazione del Milan è immediata. Due minuti dopo l'1-1, Pato sfonda dalla parte di Kolarov, entra in area e si porta la palla sul sinistro. Conclusione pericolosa, ma Carrizo c'è. Il Milan mette in campo una gran voglia di vincere. Kakà al 32esimo dimostra che la migliore condizione sta per arrivare. Strepitoso uno contro tutti del brasiliano, che si porta a spasso mezza Lazio, ma sul più bello non trova la precisione che gli avrebbe regalato un gol pazzesco. Ma gli applausi sì, quelli ci sono e sono strameritati. Minuto 35 ancora Milan. Zambrotta, servito sulla corsa da Seedorf, decide che è arrivato il momento di entrare nel cuore del popolo rossonero. Il suo siluro da 30 metri è semplicemente straordinario. Carrizo vola inutilmente, il volume di San Siro schizza al massimo. 2-1 Milan, gol fantastico per Gianluca Zambrotta, che a una settimana dal derby risponde a tono alla prodezza di Maicon. 14esimo gol in Serie A per l'esterno prelevato dal Barcellona. Non particolarmente reattivo Carrizo, forse il portierone laziale avrebbe potuto fare di meglio. Una rete che gasa il Milan, che continua ad attaccare anche dopo l'intervallo. Jankulowski è svelto e preciso, il suo cross esalta Pato, che in tuffo gira di testa in rete. 3-1 Milan, il minuto è il 49esimo. Primo gol in campionato per il 19enne brasiliano, tre giorni dopo la rete allo Zurigo. Il momento nero forse può diventare solo un ricordo. Sorpresa la difesa della Lazio, in particolare Rosenal, che perde nettamente il duello con Pato, bravissimo a dare potenza al suo colpo di testa che piega le mani a Carrizo. È anche la prima rete di un attaccante del Milan in questo campionato. La Lazio accusa il colpo, il Milan dilaga. Minuto 57, Seedorf, Boriello e poi Kakà. Destro al giro del brasiliano, Carrizo ci arriva con la mano di richiamo. Spettacolo a San Siro per l'idea di Kakà e per la risposta di Carrizo. Tre minuti dopo ancora il brasiliano del Milan protagonista, quando strappa il pallone dai piedi di Brocchi e lo trasforma in un arcobaleno che acceca tutti a San Siro, compreso il povero Carrizo. Capolavoro di Kakà, Milan 4, Lazio 1. Tutti in piedi ad applaudire la rete del pallone d'oro. Una prodezza nata dalla grande voglia di Kakà, che dopo aver scippato il pallone a Brocchi, distinto, ha disegnato la parabola perfetta, imparabile per qualsiasi essere umano. Sono ora 55 i gol del numero 22 di Ancelotti, che si unisce all'applauso collettivo per la magia del suo fuoriclasse. Fuori Seedorf e Pato per Flamini e Ronaldinho, che quando tocca il suo primo pallone spedisce Boriello davanti a Carrizo. Duello vinto dal portiere argentino. Applausi poco dopo anche per Abbiati, che chiude alla grande su Pandev, ispirato da un perfetto invito di Zárate.
Siamo al 90esimo, Ronaldinho vuole il suo primo gol a San Siro. Il suo destro è sporcato da un difensore, la traversa nega la gioia a Digno. Poi Borriello fallisce il 5-1 da ottima posizione. Ma il Milan è tornato a fare il Milan, cancellato lo 0 in classifica con una vittoria convincente e spettacolare. Ora la regina mercoledì, poi domenica il derby con l'Inter, un derby speciale.